giunto il momento di un altro addio, ragazzi. Eh sì, benvenuti al canale innanzitutto, ragazzi. È giunto il momento di dire addio a questa fantastica Audi A6 BiTurbo pacchetto ABT RS, bellissima, ragazzi, una macchina che, se devo essere sincero, tra tutte le forse centinaia di auto che io abbia avuto nella mia vita è l'auto migliore che io abbia mai avuto sotto tutti i singoli aspetti. Non mi fa molto piacere darla via, ma sapete che io non sono molto fedele alle auto e quest'auto ce l'ho già da un anno, ci ho fatto 11.000 km con tantissime soddisfazioni. Quest'auto ha un motore che è una cosa fuori dalla logica umana, una potenza, una coppia, soprattutto poi con questo piccolo intervento software che è stato fatto, una tenuta di strada da auto veramente sportiva, una trazione sui fondi innevati da far spavento, dei consumi di carburante per un'auto da 370 cavalli e 770 newton di coppia, mi pare, molto bassi. Perché ok, non parliamo di certo dei consumi di un 2000 TDI, ma comunque in autostrada è una macchina che fa 7,5 litri per 100 km e qui nei paesini girando io ho sempre fatto circa 9-10 km con un litro. Un'auto che mi ha fatto tanta compagnia, un'auto con cui in officina con i ragazzi ci siamo davvero divertiti, perché fare questa trasformazione è stata un'esperienza tutt'altro che facile, un lavoro di un mese circa tra ricambi, adattamenti, manodopera, un lavoro fatto molto bene. Questa è una macchina, ragazzi, che, detto onestamente, io non è che apprezzi molto le Audi, ma se devo dire la verità, le Audi, tra tutte le auto di nuova concezione, sono le mie auto preferite e mi spiace dirlo perché non sono mai stato un Audi fan. Il discorso è che questa macchina è di una perfezione imbarazzante, indiscutibile. Questa è la prima macchina in tutta la mia vita a cui io, neanche volendo, riesco a trovare un difetto, perché un difetto questa macchina non ce l'ha. E in un anno ho avuto l'occasione, tante occasioni, di poter cercare qualche problema, difetto, un qualcosa che non mi piaccia. Questa auto è proprio la sintesi della tedeschità, chiamiamola così, una perfezione quasi a volte noiosa. Ve l'avevo già fatta vedere in video, ragazzi, quest'auto, anche con una piccola prova su strada. Ve la faccio solo rivedere perché è un'auto che, sì, posso dire che mi dispiace doverla dar via, proprio mi dispiace. È un po' sporchina, ma io sulle mie auto non ho tutto questo tempo da potergli dedicare, ahimè, come sulle auto dei clienti che pagano. Questo motore, ragazzi, è una bestia, incazzata come una bestia proprio. È un motore che va come una bestia, ma va veramente fortissimo. E anche accoppiato a questo cambio Tiptronica 8 rapporti, questo cambio è davvero veloce. Io sfido chiunque, ma sfido davvero chiunque che non sia un pilota a dire che questo cambio sia un cambio lento, perché ci sono dei cambi a doppia frizione di prima generazione. Questa è un'auto del 2013 che molto più veloci di questo non lo erano, ma soprattutto il cambio a doppia frizione di quell'epoca magari era un pelino più veloce di questo, che è una lippa, ma non aveva di certo questa affidabilità. Questa macchina ha quasi 200.000 km, ragazzi. Resta il fatto che questa macchina è in condizioni come se fosse uscita ieri dallo showroom e io a livello di ripristini su quest'auto non ho fatto praticamente niente. Anzi, quest'auto è stata per un anno intero il mio banco di test. Siamo andati al self, abbiamo fatto i lavaggi più aggressivi, meno aggressivi, quelli da detailing così come quelli da scappati di casa, esperimenti di qualsiasi tipo ho fatto su quest'auto, ho provato 10 coating, ragazzi, e non so quanti sigillanti, ed è proprio per questo che forse mi dispiace così tanto darla via, perché comunque è stata un po' una sottospecie di ufficio e di laboratorio viaggiante. Cosa compreremo adesso, ragazzi? Cosa compreremo? Non lo so. Detto onestamente, Io non ho più bisogno di auto belle, detto onestamente, perché io le auto non le uso. Io vado da casa a lavoro tutti i giorni e poi vado al supermercato, lavoro anche i sabati, non faccio lunghi viaggi e onestamente ho bisogno di una pausa. Devo finire l'XJR perché non sono sicuro poi l'XJR di volerla vendere. Sarà ancora un lavoro di almeno 2 o 3 mesi con l'XJR e vi aggiornerò a breve, ma ho quasi l'idea di non comprare più nulla. Userò, ragazzi, il mitico Volkswagen Sharan 1.9 TDI del 2006 del mio cane, sul quale vi farò un video, perché un mulo da soma come quella macchina lì non esiste al mondo. Faccio sentire per l'ultima volta il sound di quest'auto. Ragazzi, sentite che sound, è tutto finto! Tutto finto, ma è un sound pazzesco, sembra un V8. Sapete che questo sound fatto così è stato proprio quello che mi ha fatto vendere la macchina, perché il tizio era davvero completamente innamorato, perché non aveva mai visto una 6 BiTurbo fatta così come la mia, e credo che in Slovacchia non ce ne sia neanche una, perché farla così è costato praticamente come comprare la macchina. E sono riuscito con questa vendita a recuperare tutti i miei soldi e usare una macchina per un anno intero. Quindi io, tra virgolette, non ci ho guadagnato, non ci ho perso niente, ma ho guidato per un anno questa macchina e mi sono divertito. Questo sound, ragazzi, è fatto in via elettronica, ahimè, perché su quest'auto, per montare questo diffusore, sono stati adattati gli scarichi, sono stati saldati, sono state fatte dei terminali diversi che si potevano inserire in questo diffusore della RS6, e in aggiunta al sound booster che montano di serie tutte le Audi col 3000 BiTurbo è stato installato un modulo aggiuntivo Kufatec che si regola dal telefonino. Hai un'applicazione, ti puoi mettere il sound che vuoi. La cosa però figa di questa stupidata, diciamo, perché è una stupidata detto così, è il fatto che tu, grazie a questo sistema, anche su un diesel riesca a guidare l'auto a livello sonoro nell'abitacolo in base ai giri del motore. E quando passi con una macchina che sì è un diesel, comunque è un diesel che di suo ha un sound che non è davvero da diesel, si sente, ma si sente poco. Quando passi per strada con questo sound che sembra un V8, con una macchina che sembra un RS6, se non stai a guardare i parafanghi, vi assicuro che la gente si gira a guardarla. È una scemata, ma questa cosa è stata proprio la cosa che ha fatto decidere il ragazzo che ha comprato quest'auto proprio di firmare il contratto, perché era già innamorato pazzo. Ma quando ha sentito questo sound mi ha detto no, la voglio. Ragazzi, nasello e a piedi, non ho più nessuna macchina, praticamente mi è rimasta la A3 della donna, l'XJR in officina e il furgone del cane, una libidine. Quindi che ci dobbiamo fare? Miseria e povertà, fa niente ragazzi, le macchine vanno e vengono un po' come le donne, ma speriamo che ormai quella che ho, 41 anni ragazzi, tra poco è il mio compleanno, mi dovete fare gli auguri, Speriamo che la donna che ho adesso almeno rimanga, che vadano via solamente le macchine ragazzi. Niente, salutiamola. Il nostro banco di prova sarà un'altra auto che non so ancora quale sarà. Ringrazio io questa A6 BiTurbo per avermi fatto compagnia in questo anno e aver fatto compagnia anche a voi, perché l'avete vista in tantissimi miei video, e ci vediamo al prossimo appuntamento ragazzi, speriamo non a piedi ma con il furgone del cane ragazzi, vedrete che mezzo. Un bacione ragazzi, alla prossima, ciao.